Ciao a tutti, benvenuti, ciao, benvenuti nel mio canale. Andiamo oggi a vedere un po' che si dice per la settimana dal 24 al 31. Vediamo quali sono i messaggi. Oggi riprendiamo i tarocchi, li abbiamo fatti riposare da ieri, dall'altro ieri li avevo, ho ripreso ad utilizzarli. Mi vado un attimo a caricare anch'io. Vediamo un po' la settimana dal 24 al 31. Io dico sempre giorno più, giorno meno. A volte può capitare che ci siano dei ritardi o delle anticipazioni nei messaggi. Quindi, quando sono questi messaggi settimanali, scusate, le mani un po' freddine, le voglio un attimo energizzare. Quando sono questi messaggi settimanali, dico sempre, non andate a spaccarli proprio il giorno esatto. Può essere, per esempio, che quello che si è detto per la settimana scorsa, può avere ancora delle influenze sulla settimana poi a venire, o viceversa, o viceversa. Ok, quindi come tempistica ho preparato qui anche i nostri messaggi, però l'altra volta abbiamo utilizzato solo questi le Sibille. Oggi andiamo a vedere qualcosa di più completo. Tutti i segni, tutti i segni, tutti i segni, tutti i segni. Andiamo a vedere per l'Ariete. Come state? Sto gennaio un po' strano, tutte queste restrizioni. Tutte queste restrizioni, dove andremo a finire? Come state? Come state? Scrivetemi nei commenti. Come sta andando sto gennaio? Come sta andando per voi questo gennaio? Vi ricordo che ho fatto il video sulla ruota dell'anno. Andatelo a vedere ogni segno, chi c'ha l'ascendente, la luna e sa, perché ha fatto il tema Natale o con me o con qualche altro e sa la luna e l'ascendente almeno dove ce l'ha, andatevi a vedere la ruota anche del 2022. Allora, Ariete, per te l'energia della settimana abbiamo la fortuna, le stelle, bellissima, ansietà, fortuna, fortuna, stelle e ansietà. Fammi prendere pure un bigliettino, così facciamo così. Voglio parlare alla fine, così c'è il quadro più completo. Brucia una foglia di alloro. Allora, quando io prendo questo bigliettino, che sì, questi sono bigliettini che ho deciso io, li ho decisi io, li ho scritti io, li ho decisi io. Che significa brucia una foglia di alloro? Qui c'è un'energia legata alla realizzazione di un desiderio, perché qui ho le stelle, che riguarda proprio la speranza, l'esaudirsi di un desiderio, anche qualcosa che tu desideri da parecchio tempo, però ho come se non ci fosse poi tutta questa fede da parte tua, perché vedi qui c'è una fanciulla, non vuol dire, può essere anche uomo o ragazzo, no? È solo l'energia che stiamo vedendo qui. C'è una fanciulla, vedete che qui guarda la finestra come se sta aspettando qualcosa, c'è ansietà, c'è quasi una mancanza di fiducia, vedete, sembra come per dire chissà cosa mi riserva il futuro. Bene, è molto importante quando si ha un desiderio da realizzare, crederci veramente, perché vedete, poi qui l'energia generale è quella, scusate, c'ho la voce un po', è quella della fortuna. La fortuna è il caso, non tanto da intendersi come evento fortunatissimo che ti piove dal cielo, in questo caso qui. Più che fortuna, visto che qui parla di fortuna e caso, io parlo, lo intendo con queste altre carte insieme, come se il caso, cioè quello che ti succede,
viene, diciamo, indirizzato anche e soprattutto anche dal tuo sentire. Se il tuo sentire non è corrispondente alla realizzazione del desiderio, quello delle stelle, tu rischi di andare a rovinare il percorso e la realizzazione stessa del percorso, la realizzazione stessa dell'evento e di quello che tu vuoi. Quindi per te Ariete, bruciare la foglia di alloro è un gesto rituale che si fa o per scacciare via qualcosa oppure per la realizzazione appunto di un desiderio. Neanche a farlo apposta ti è venuto in questa breve stesa. Quindi il messaggio ti dice: brucia una foglia di alloro, brucia la foglia di alloro, ma qui non per allontanare qualcosa, ma per visualizzare la realizzazione del desiderio. Ok? Quindi per te, Ariete, questa settimana qui, cosa posso aggiungere? Voglio vedere un attimo come segni zodiacali. Devi lavorare un po' sul crederci di più. Rispetto, non so, qui c'è un progetto, c'è come se devi aspettare la risposta da qualcuno riguardo qualcosa, un progetto, potrebbe essere anche semplicemente una questione sentimentale, o qualcuno che non si fa sentire, sei lì, c'è comunque attesa. Vediamo per te. Messaggi, qui comunque se aspetti la risposta da qualcuno o se aspetti semplicemente un messaggio, questo messaggio arriverà. Potresti avere a che fare sia con il segno dei gemelli e sia con il segno dei pesci, oppure essere tu che hai questi valori qui di gemelli oppure di pesci. Ok? Allora, per il toro, la salute, come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? 7 di spade, insomma, così così. Poi, dove sta? Eccolo qua. Ma Toro, per te, come te lo posso dire? Però a me non mi piace questa inquadratura, non si vede molto bene. Devo prendere sempre le carte, vedete? Perché se le lascio piatte così. Vabbè, ormai questo video lo lasciamo così, però voglio vedere un'altra inquadratura perché vi voglio mettere le carte così. Vabbè, che ogni volta le devo prendere. Senti, Toro, ascolta, attenzione alle persone vicine, o diciamo nemici nascosti, persone. Questa settimana potrebbe saltare qualcosa. Non mi piacciono queste carte qui, sono sincera. Qui c'è la carta dell'imprevisto, vabbè, qua parla di sfortuna. Sapete, io ho tutto il mio concetto personale. Dico che siamo anche noi che indirizziamo gli eventi in una certa maniera, però il 7 di quella che non mi piace come carta è il 7 di spade. Il 7 di spade è qualcuno che ti sta facendo qualcosa alle spalle. Poi qua c'è la carta della salute, non inteso, diciamo, io non parlo di salute, non inteso nel senso di malattia, non me ne occupo io. Però salute con il 7 di spade, con questo evento spiacevole, attenzione, qua qualcuno che ti può tirare qualche scherzo, qualche brutto scherzo, qualcuno che ti fa qualcosa alle spalle. Vabbè, qua vengono fuori 800. Attenzione, Toro, attenzione anche proprio alle persone vicino a te, non rivelare troppo delle cose tue. Attento, attento, Toro, questa settimana qui, attento. Qui abbiamo anche Urano che è tornato diretto per il Toro. Non lo so com'è, non abbiamo carte che riguardano Urano qua. Ma vedi, respingere, vedi com'è chiaro, vedi com'è chiaro anche qui, che coerenza che c'è ciao, vedi, respingere, attenzione, qua devi, più che lotta, ascoltami Toro, più che lotta per te, io qui sai che cosa ho, devi essere tu a capire chi sono queste persone qui, possono essere anche amici falsi, colleghi falsi, persone false, perché qualcuno che non ti fa capire bene le cose come sono. Ok, puoi avere a che fare con
Se queste persone, visto che parliamo di persone, attenzione, se hai dei contrasti con qualcuno, soprattutto i sospetti, senti molto la tua pancia che cosa dice, se è vero o non è vero che il sospetto che hai su determinate persone, ma anche più di una, può essere fondato oppure no, attenzione, perché ci può essere qualcuno che ti tira un brutto scherzo. Come segni zodiacali, qui potresti avere a che fare con l'acquario e con segni di acqua. Quindi pesci, cancro e scorpione, oppure essere tu stesso o persone che hanno valori in questi segni, che può essere la luna e può essere l'ascendente. Toro, fai attenzione, per il toro, così come il leone, è un anno, si liberano da determinate posizioni planetarie, però entrambi questi segni devono fare un pochettino attenzione. Andiamo a vedere un attimino. I gemelli, l'energia generale dei gemelli dal 24 al 31, accoglienza, accoglienza, non so come mi è venuto immediatamente da pensare come nuove amicizie, non mi chiedete perché, ma io ho pensato a questo, accoglienza, cioè, allora i gemelli ce l'ha questo carattere, il gemelli si dice che è doppio, lo dicono, dalla notte dei tempi il gemelli è doppio e si dice anche che il gemelli è falso, allora io ho molti valori in questo segno ed ho uno stellium importante in gemelli e volevo dire due parole su questo segno qui. Il gemelli, più che falso, è una persona che ha un tipo di sensibilità che è diversa da quella del cancro, da quella del pesci e da quella dello scorpione. Non è una sensibilità falsa. Sensazioni. È una sensibilità diversa, mentale, fatta di velocissimi collegamenti mentali. Non ha l'analisi, pur se governato da Mercurio, non ha l'analisi metodica della Vergine, perché chi governa questi due segni è sempre Mercurio, la Vergine e i gemelli. I gemelli, quando si dice che sono doppi, che hanno una doppia faccia, vuol dire che hanno una capacità di adattamento velocissima. Quindi, quando capiscono che, per esempio, c'è la mala parata, un attimo prima fanno il punto della situazione, hanno un dono di sintesi velocissimo. E quindi, come posso dire, quando una situazione capiscono, percepiscono che è storta, immediatamente possono, per dire, raffreddarsi. Oppure, quando il gemelli già sa che non ci sono gli elementi presupposti per colpire il segno, a differenza di segni che si attaccano al loro obiettivo, come il cancro, come il toro, che sono tenaci, il gemelli immediatamente capisce che non è aria e immediatamente può dare quell'impressione. Vi faccio un esempio a livello di coppia, che il giorno prima sembra interessatissimo, il giorno dopo diventa freddissimo, scostante e distaccato. Ma non è perché è pazzo, ma perché ha fatto un lavoro di sintesi velocissimo. I gemelli hanno una caratteristica dei gemelli, la rapidità di pensiero. Quindi, cioè, non la prendete a male, è semplicemente che il gemelli ha questa capacità di capire a priori dove c'è convenienza. Dove c'è convenienza si butta, però al tempo stesso è velocissimo a cambiare, diciamo faccia, no, a cambiare strategia, a cambiare comportamento. Qua le carte stanno volando, ok, questa qua la vogliamo prendere. Però gemelli, qui abbiamo il Papa, però ne voglio prendere anche un'altra. Qui abbiamo il 3 di denari per i gemelli, abbiamo il Papa, abbiamo l'accoglienza, poi andiamo con le sibilline che ci chiariscono. Allegria buona nuova, sì, un po' me lo sentivo, no, questa allegria buona nuova, buona per il gemelli è buona questa settimana qui. Vediamo un po' per voi, il bigliettino. Uomo biondo, beh, qua abbiamo un'energia molto 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 positiva, queste carte sono molto
molto belle, c'è l'accoglienza, c'è allegria, buona nuova. Buona nuova vuol dire notizia, buona nuova vuol dire sentire qualcuno. Potreste sentire voi qualcuno, essere voi un uomo biondo o avere a che fare con un uomo biondo, se non è biondo, diciamo castano, castano chiaro, comunque non uno bruno dalla carnagione scura, olivastra. Qui c'è una notizia che vi verrà portata da parte di o un uomo o che riguarda un uomo, qualcuno che ha parlato con un altro uomo, ed è una notizia positiva che però qua non riguarda necessariamente la sfera affettiva. Potrebbe essere una buona notizia che riguarda il settore lavorativo, che riguarda una situazione, non so, di soldi che state aspettando. Puoi avere a che fare in questa settimana con il segno del Sagittario, con il segno dell'acquario, e questa notizia potrebbe sorprenderti perché io qui ho l'energia di Urano, cioè tutto ciò che è improvviso. L'accoglienza vuol dire che insieme a questa carta qui è abbastanza chiara. Notizia e accoglienza. Può anche essere che se tu aspetti una risposta di tipo, avete presente quando negli uffici fate domande burocratiche, dove c'è una procedura che deve essere o accolta o rigettata una domanda? C'è una procedura proprio, standard da rispettare. Qualcuno, potrebbe esserci l'intercessione, c'è cioè una persona cardine, un uomo, che accoglie questa domanda, quindi c'è una risposta positiva e un sì, quindi di ottenere per mezzo di questa comunicazione, vedete che qui c'è la letterina, ottenere una risposta, non solo la ottenete, ma anche positiva, che vi farà anche molto piacere. Allora, invece per il cancro e il disturbo, la luna, protettore. Allora, anche per il cancro qua c'è una persona che vi darà una mano in una situazione un po' che da un po' che vi portate dietro. C'è una persona, una figura, potrebbe essere anche una figura professionale che vi sta aiutando a sbrogliare un certo tipo di situazione, però c'è una situazione che non è chiarissima. Quindi vediamo un po' questa persona qui, voglio interrogare un attimo per questa persona qui, perché o non è chiara la situazione tra voi e la persona che vi deve aiutare, oppure la persona che vi deve aiutare, qui abbiamo la carta del dottore, del protettore, ma non inteso semplicemente come il dottore, quello che ti cura se c'hai un malanno. Il dottore, il protettore è semplicemente una figura molto spesso professionale che ti aiuta, vedete qui c'è la carta del disturbo, a superare un ostacolo, qualcosa che ti infastidisce. La luna, che cosa mi dice? La luna è la carta della mancanza di chiarezza, c'è questa situazione che ti disturba. Per quanto ti può aver creato pensiero, non ti è chiarissima. C'è qualcosa che devi capire nell'arco della settimana, perché non escludo, due sono le cose: o la persona che ti sta aiutando non è chiara, non ti dice esattamente le cose come stanno, oppure la persona che ti sta aiutando ti dirà: guarda, che nella situazione di disturbo che tu hai, che dobbiamo risolvere insieme, ci sono degli elementi chiari, ci può essere anche un pochino di, diciamo, di falsità. Ristorante, ristorante, ma qua può essere che ma farai. Ops, attenzione, c'ho sta cosa dello zoom che ogni tanto mi salta dalle mani perché ce l'ho vicino alla messa a fuoco. Allora, come tocco? Oh, vediamo qua. Ristorante, qui c'è un, non so se devi festeggiare qualcosa, un bel pranzo, una bella cena che tu farai molto probabilmente con la compagnia di, insomma, persone piacevoli, una riunione, comunque a tavola qualcosa che è legato al cibo. Oddio, essendo che il cancro non è periodo di suo compleanno, comunque una piacevole riunione
altrimenti ti avrei detto, ma molti di voi devono festeggiare il compleanno. Comunque una piacevole riunione a tavola col buon mangiare, stare bene, in armonia, un momento di benessere però a tavola, non necessariamente al ristorante, anche se io ho messo il ristorante, non necessariamente al ristorante, ma come se tu fai o vieni invitato da qualche parte per fare un pranzo tipo ristorante, cioè insomma qualcosa di buono da condividere piacevolmente con gli altri. In effetti c'è il cambiamento, mi viene la carta del cambiamento dell'eclissi lunare che mi va, e vedete che coincidenza, io qua ho eclissi lunare e ho la luna, c'è qualcosa da chiarire, devi fare chiarezza su una situazione che ti ha dato filo da torcere, però è una situazione molto pratica questa qui, è una situazione pratica, non è assolutamente una situazione che ne so, l'ex mi chiama, no. Qui è una situazione proprio pratica dove di mezzo ci stanno uffici, ci stanno risposte, ci stanno documenti, ci sono cose che ti devono essere chiarite. Puoi avere a che fare con l'energia del leone durante questa settimana qui. E nell'energia del leone ti posso anche aggiungere che in tutta questa situazione di oscurità, vedete che antitesi c'è tra la carta della luna e la carta del leone. La carta del leone si potrebbe anche dire che è la carta del sole, il sole rappresentato a livello zodiacale dal leone. Questa comunicazione con dove sta? Con il tuo intercessore, che può essere uomo o donna, non lo sappiamo, ti può fare appunto chiarezza, ma puoi essere anche tu stessa che a un certo punto ti imponi e dici no, io su questa situazione qui non solo voglio fare chiarezza, ma insomma la voglio spuntare io. Quindi è una settimana di energia e di svolta, settimana di energia e di svolta per il Cancro che a livello energetico sarà anche molto, molto forte. Andiamo al Leone. Leone abbiamo la saggezza. Gli amanti, finalmente, sta carestia di... Ultimamente ho notato che nelle stese ci sono più questioni, molte questioni burocratiche, questioni di lavoro, ma non tanto di soldi, ma proprio questioni di amministrative da spicciare. Mi escono un sacco di carte di questo tipo qua, ma è da un po', è da un po'. Cioè, non mi escono tantissimo le stese di amore, di affetto, tolto un paio di ruote che avevamo fatto. Intellettuale pensiero, allora qua diciamo un po' come fuori programma, finalmente qua c'è un'energia di cuore. Cioè, se siete donne, qui nella testa vostra c'è un uomo, la saggezza. E c'è il valutare se vale la pena stare presso a quest'uomo. È una situazione in cui voi state valutando, state studiando un uomo, ok? Oppure, se tu sei un uomo, tu stai studiando tu stesso, stai mettendo pensiero su una situazione di coppia, una situazione anche di un incontro con una persona, e se ne vale la pena, perché abbiamo la carta della saggezza. La saggezza è legata anche molto al segno del Capricorno. E vuol dire andarci con i piedi di piombo. Strano, perché il leone è uno che si butta a capofitto, soprattutto in questioni passionali. Sono curiosa di vedere. Lavorare. A lavorare mi fa pensare anche un po' all'energia della Vergine, dell'analizzare, del capire, capire però a livello proprio pratico, analitico. Attenzione a non sovraccaricare un'eventuale nuova conoscenza o un riavvicinamento con qualcuno o con qualcuna, non sovraccaricare di troppa analisi, perché io qua c'ho la saggezza, mi conviene, dove vado a mettere i piedi, il pensiero, ci penso, ci ripenso. Cioè, tutto ciò che è sentimento, adesso non vi voglio, come posso dire, istigare ad avere uno spirito adolescenziale se ne avete 60, però comunque
Tutto ciò che riguarda i sentimenti va anche un po' lasciato andare, lasciato correre, a meno che non si stia trattando di situazioni pesanti, dove, che ne so io, c'è stato un divorzio, una separazione, che ne so, ci sono questioni da stabilire, assegni, mantenimento, una persona nociva che già si è rivelata per quello che è. Allora uno dice: la saggezza, la prudenza va benissimo, te lo direi io stessa, dove vai a mettere i piedi. Ma se qui parliamo di un'energia nuova, di una conoscenza, di qualcuno che ti piace, è anche un po' un invito a lasciarsi andare. Qui abbiamo l'energia di Mercurio, l'energia dei gemelli e della Vergine, poi avrà a che fare con i gemelli e con la Vergine, e l'energia dell'Ariete, energia di fuoco. Quindi questa energia di fuoco di Ariete, in contrasto a questa mentale di Mercurio, vedi, quella di Ariete, quella di fuoco ti viene dopo quella mentale, come dirti: non ci mettere troppa mente, troppo pensiero. Qui abbiamo la carta del pensiero: non ci mettere troppo pensiero in questa situazione qui, piuttosto mettici un pochettino di fuego. Va bene, prendila anche così, se i segni non ti dovessero risuonare. Però se io dico Ariete, ribadisco, può essere semplicemente che tu conosci un Capricorno e non sai che c'è l'ascendente Ariete, non sai che c'è uno stellium in Ariete. Ok, ecco perché una tantum. Il tema Natale andrebbe fatto. Andiamo a vedere per la Vergine. Le coccole. Ah, la Vergine è così freddina che improvvisamente si lascia andare. Che bello, le coccole. Qui mi viene da pensare una Vergine che finalmente si dedica a chi ama, ma si potrebbe dedicare anche a se stessa. Le coccole qui in senso generale. Vediamo un po' per la Vergine. Belle le coccole, belle le coccole. Per la Vergine, che è un segno così analitico, pure se ne dicono tanto. C'è un'energia contrastante, c'è un'energia di armonia, di ritrovata armonia, ma c'è anche un'energia di guerriero, cioè di qualcuno che dice: adesso finalmente io mi devo prendere quello che mi spetta. Può essere anche una fase di riscatto per te durante questa settimana qui. Anche di dover risolvere delle questioni pratiche, amante e innamorato, ma qui potrebbe essere anche una situazione di due tipi: o io taglio col passato con qualcuno, perché vedete qua io ho una figura con la spada in mano, a prescindere se siete maschio o femmina, non mi interessa, c'è una figura di taglio tutto il passato per rinnovarmi e per portarmi al nuovo. O potrebbe essere un distaccarsi momentaneamente da tutto ciò che riguarda la situazione amorosa, seconda opzione. Cioè io mi devo dedicare prima a me stessa, poi si pensa alla situazione con gli uomini, va bene? Oppure, in ultima analisi, tagliare definitivamente i ponti con un soggetto femminile o maschile, ma più al maschile, che voglio completamente dimenticare, e predispormi alle coccole. E ribadisco, intese sia per quanto riguarda me stessa, me stesso, cioè mi voglio dedicare a me, voglio stare bene io, e sia per quanto riguarda le persone vicino a me. Non escluso, io non posso dirvi se c'è un nuovo incontro, ma più una questione di voler tagliare nei confronti di qualcuno, perché queste spade, questo paggio di spade mi fa pensare a voler tagliare con il passato. Puoi avere a che fare con il Capricorno, energia di Capricorno, e tutto ciò che riguarda anche la famiglia. Allora, qui abbiamo energia di Capricorno, energia del Cancro, ma abbiamo anche a che fare con tutto ciò che riguarda le radici della propria famiglia, le coccole, le radici. Può essere anche che hai dei momenti molto piacevoli nell'ambito della tua famiglia, che fai qualcosa di carino nell'ambito della tua famiglia, però al tempo stesso qui per la Vergine c'è molta energia, c'è determinazione, quindi anche queste mi piacciono, però attenzione a non essere troppo drastici nei tagli. Andiamo per la Bilancia. Energia della Bilancia, il corteggiamento. Anche qui abbiamo il corteggiamento. Anche qui abbiamo una carta che riguarda certamente la sfera sentimentale, oppure, se non è la sfera sentimentale,
Qui abbiamo a che fare con qualcuno che si avvicina a voi. Vediamo in che settore. Qui c'è un nuovo inizio. Anche qui io ho una figura maschile capovolta, qualcuno, non dico qualcuno che se ne va, c'è una fine e c'è un nuovo inizio. Ma questa situazione potrebbe venire anche dal passato, potrebbe essere una situazione che da parecchio tempo voi avete allontanato o avete in mente qualcuno che però fa parte più del vostro passato, ma qui c'è un nuovo inizio. Qui c'è un andare verso il futuro con un'energia, uno spirito giovane, a prescindere dall'età che avete. Ora, ragazzi, qua potrebbe essere in effetti una voglia di rimettersi in gioco anche da un punto di vista affettivo, perché io qui ho gli sposi, ho il corteggiamento. Qui può essere anche l'inizio, non dico proprio di una nuova relazione, ma l'inizio di qualcuno che vi ha puntato. Siete voi che avete puntato qualcuno, o semplicemente siete in un'energia in cui siete predisposti per conoscere qualcuno dell'altro sesso, insomma, chi vi piace, per fini anche romantici. Cioè, se venite da un periodo in cui non ne voglio sapere, sono stanco, voglio stare da solo, ho litigato, sto male per qualcuno, questa è una bella energia calma, tranquilla, di nuovo inizio. Qui è uscito di nuovo lavorare, però ne voglio prendere un altro per voi. Cavolo, ne sono 3.000 bugie. Allora, questa persona qui allontanata da parecchio tempo, potreste averla allontanata, vedete che qui è capovolta, potreste averla allontanata perché non c'è stata sincerità, perché c'è qualcosa che non vi torna. Qui avete un'energia di voglio andare verso il nuovo, volete abbandonare tutto ciò che riguarda il passato. Qui potete avere la possibilità di conoscere qualcuno di nuovo, qualcuno che è un corteggiamento, o essere voi a corteggiare qualcuno, ma qui c'è novità, c'è qualcuno di nuovo, buttatevi. Lo scorpione, l'allegria. Oh, che bella carta! Che bella carta! Vedete qua che bella l'allegria. Ci sono persone che festeggiano. Bella, può essere riunione, può essere, non lo so, che siete invitati al compleanno di qualcuno. C'è una buona notizia che arriva e durante questa settimana può sbloccarsi improvvisamente una situazione con qualcosa che io sono così contenta da essere allegra che devo festeggiare. Bellissimo, 9 di coppe, bellissima carta, bella, bella, bella per lo scorpione. Quasi un po' di invidia per lo scorpione. Bella, direi che questa forse è anche la più bella di tutte quelle che abbiamo visto adesso, queste brevi previsioni. Vediamo un po' lo scorpione. Fortuna, mamma mia, posso essere porca di sé? Cioè, di meglio non poteva essere. Allegria, allegria, fortuna e abbondanza. 9 di coppe, qua bellissimo, non so che cosa vi succede, non lo so, guardate, ma qua c'è proprio una, qua c'è da festeggiare qualcosa, qua c'è da festeggiare qualcosa, ma proprio qualcosa di importante, una botta di fortuna, non lo so, forse qualcuno di voi ha fatto il rituale del colpo di fortuna, fatemi sapere se avete fatto quel rituale lì. Qui per lo scorpione c'è una bellissima notizia in arrivo, o può essere una festa, cioè un qualcosa di così bello da doverlo festeggiare. È un qualcosa che non riguarda soltanto voi, è un qualcosa che riguarda, cioè che questa bella situazione che ci sarà durante questo periodo, questa settimana qui, vi porterà comunque a condividerla anche con altre persone. Fai un gesto carino. Allora, questa carta, questo messaggio qui, io l'ho creato per tutto ciò che riguarda appunto il ricevere anche fortuna, anche un colpo di fortuna. Fai un gesto carino significa tu per prima fai un gesto simbolico, fosse anche di donare 2 euro a un'associazione di queste che magari anche con gli SMS si possono donare, o comunque di fare un piccolo gesto nei confronti di qualcuno, soprattutto qualcuno che vedete che è particolarmente
provato, può essere una piccola donazione, un piccolo gesto di beneficenza, però fatto col cuore, non perché ve lo sto dicendo io in maniera opportunistica, dire se lo faccio mi torna qualcosa, fatelo col cuore, perché vedete, qui c'è proprio un'energia di attirare a sé eventi positivi nella vita. Fatemi sapere, Scorpione, quando, se e quando vi succederà qualcosa di veramente. Qua c'è la realizzazione di un desiderio, può essere superamento di esami, superamento di difficoltà, ma anche proprio un traguardo. Non lo so, per alcuni potrebbe essere chi ha i figli, una laurea, matrimonio, non lo so, ma potrebbe essere anche una laurea di qualcuno, una festa, un lavoro, un avanzamento di carriera. Qui abbiamo a che fare con segni di acqua, scusate, segni di aria e con l'energia dello scorpione e dell'ariete. Quindi vedi un po' tu, qui però c'è anche il discorso di comunicazioni. Le comunicazioni può essere che tu stai aspettando una notizia, e questa notizia, pom, la ricevi e c'è da aprire lo champagne, cari scorpione. Fatemi sapere, che sono curiosa ed è stata la più bella. Poi avete visto anche una certa coerenza delle carte. Io adoro quando le carte hanno una logica. Anche nei consulti privati, certe volte io non mi meraviglio, però ogni volta c'è stupore da parte mia, perché certe volte c'è una conseguenzialità logica che sembrerebbe che tu le carte non le hai manco mischiate, perché ti viene uno, due, tre conseguenziali magari dello stesso seme e dici: ma qua c'è proprio uno sviluppo logico della situazione e mi stanno parlando chiaramente. Allora andiamo al Sagittario. Sagittario, abbiamo il sentiero. Per te, Sagittario, ci può essere un po' il raggiungimento di un obiettivo legato ad una tempistica. Non so se tu nell'arco di questa settimana ce la farai a raggiungere ciò che vuoi. Può darsi che ciò che tu hai a mente devi aspettare un altro po', devi aspettare un altro po'. C'è ancora da camminare, però come vedi alla fine del tunnel c'è la luce. Se ti senti in una situazione di blocco, di sconforto, non ti preoccupare, sei sulla strada giusta. Questo ti posso dire, che se qualunque cosa tu stia facendo, intraprendendo, vedete il lupo con le zannolle, è carino. Certe volte il gatto, gli alzo le guance, gli faccio e lo lascio con le zannolle di fuori, così posso dire: guarda che sei un vampiro, è carino sto lupacchiato. Per te, Sagittario, c'è ancora un po' da aspettare. Se ti senti in un'energia bassa, non demordere, perché poi tu sei un bel segno energico, sei anche un segno governato da Giove, in te c'è l'ottimismo, ce l'hai proprio nel sangue. Non demordere. Se senti di essere in un'energia che non ti senti proprio che ti va tutto a gonfie vele, non demordere. Ecco, infatti, vedi, potresti essere tu stesso. C'è il 5 di coppe. Il 5 di coppe è una carta un po' del pessimismo piuttosto che delle cose che vanno male. Il 5 di coppe, vedete, ci sono tre coppe rovesciate e due coppe in piedi. Ok, non è una carta negativa questa qui, però è la carta in cui il consultante, cioè tu, sei più attenzionato sulle cose negative che sulle cose positive. Va bene, in tanti mazzi, se vedete il 5 di coppe, c'è una persona triste che si guarda le coppe rovesciate e non guarda quelle che sono piene, come dire il discorso mezzo pieno e mezzo vuoto. Se su 5 coppe 3 sono rovesciate, beh, comunque 2 sono in piedi, non è poco. Adesso andando a fare una proporzione, come dire che 2 quinti, 5 su 5, 2 quinti sono a tuo favore. Ecco perché, vedete, anche qui le carte hanno una certa coerenza. Per arrivare a 5 quinti, cioè alla completezza, ad avercele tutte quante piene, alla realizzazione di ciò che ti sei prefissato, c'è da aspettare un po'. Quindi in questa settimana probabilmente non ottieni esattamente quello che ti sei prefissato. Se stai aspettando una risposta, non arriverà, ma non è detto che non arrivi. È una carta legata al tempo, è una carta che devi aspettare. Arriverà quello che ti deve arrivare e devi aspettare. Infatti, questa tua è strano perché, ripeto, il Sagittario è un segno molto gioviale, un segno molto positivo ed ottimista. Qui invece c'è la tristezza, vedete qui c'è una persona allettata, cioè che ci stai male per questa situazione qui, che forse, vedete, il Sagittario
anche un po' impulsivo certe volte. Diciamo che la pazienza non è tra le sue doti, tra le sue doti principali. Devi aspettare. Qui c'è la persona allettata, è come se ci fosse un periodo di convalescenza. Devi aspettare, sei sulla strada giusta. Certe volte le situazioni non si sbloccano immediatamente, certe volte i percorsi sono più lunghi, richiedono tempo. Non ti esci fuori da questa energia, esci fuori da questa energia perché ti deprime solamente. C'è la luce in fondo al tunnel, quindi qua devi solo avere un po' di pazienza. Aspettative. Aspettative vuol dire che appunto se tu ti orienti su tutto ciò che hai perso, non è andata esattamente come vuoi, non hai ancora ottenuto i tuoi risultati, ti stai caricando di troppe aspettative. Questo che significa? Se tu ti carichi troppo di aspettative, crei una turbolenza tra la vibrazione dell'acquisire, del far avvenire a te ciò che vuoi e quello che si deve realizzare. Attenzione alle aspettative, anche nella ritualistica, quando si fa un rito, quando si intraprende un percorso o con me o con chi volete voi, quando voi fate un percorso di rinnovamento o per il raggiungimento dei vostri obiettivi, voi lo cominciate e lo dovete semplicemente fare. Se state poi troppo a rimuginare, a sovranalizzare il percorso nuovo che state facendo, anche di rinnovamento della vostra vita, andate a caricarlo di aspettative. Cioè, che ne so, io ho fatto il rito. L'ho fatto ieri e non si è mosso niente e non è successo niente. Scusate, c'ho la voce un po'. Non è successo niente. E quando si sblocca? E quando succede? Così voi andate a guastare la vibrazione. Quindi attenzione per voi, Sagittario, alle aspettative. Vedete, qui c'è la parte di fortuna, c'è un incremento della fortuna, dalla parte vostra. Vedete, siete usciti proprio voi come segno, siete usciti proprio voi. Quindi qui c'è un bel lavoro da fare proprio su voi stessi. Risintonizzatevi, Sagittario, sull'ottimismo, perché anche le carte predispongono un clima positivo per voi. Qui c'è la luce in fondo al tunnel. Focalizzatevi su questo che arriverà. Dovete lavorare un pochettino sulla pazienza. Andiamo adesso al Capricorno. La comunicazione. Vediamo un po' che cosa ti aspetti, che cosa ti può arrivare, se ti risuona, sei tu che devi comunicare con qualcuno. Vediamo un pochettino se ci dicono anche un po' il settore. Se devi comunicare o se stai aspettando, potrebbe essere una questione, una situazione che viene dal passato, una situazione che ti lega al passato, può essere anche una questione di sentimenti, che aspetti una comunicazione, ci può essere una comunicazione da qualcuno dal passato, però attenzione che se parliamo di un'energia maschile, attenzione a questa persona qui, potrebbe trattarsi di una persona che con te non si è comportata tanto bene. Quindi attenzione, da parte tua ci potrebbe essere un po' di malinconia, un po' di aspettative, quasi da, non dico da perdonare, ma da aspettare la comunicazione da parte di qualcuno che però in passato non si è comportato molto bene con te, o che questa persona si farà sentire, o tu ti farai sentire con questa persona. Ci può essere un riavvicinamento con una persona nel passato, una comunicazione. Fosse anche un SMS, un WhatsApp, ma con una persona che io ti dico, fai attenzione a questa persona qui. Ordinare ti indica che devi fare un po' di chiarezza, nella tua vita, devi dare la priorità ai tuoi fabbisogni. Se ci sono situazioni, vedete, il 6 di coppia è molto spesso anche una carta di nostalgia. Ci sono dei momenti in cui uno da solo o da sola non riesce a stare benissimo, quindi può ridondare nella testa il ricordo di un ex, per esempio. Ma a quel punto io vi dico, comportatevi voi da 5 di coppe, cioè focalizzatevi voi su quello che di male, su quello che di male può essere accaduto, perché questa comunicazione è qui. O qualcuno che vi verrà a dire, non lo so, delle chiacchiere o un pettegolezzo da parte di qualcuno che vi parla di una persona che non verrà fuori, che non è al massimo della correttezza.
Qui c'è di nuovo l'energia della mancanza. Potresti sentirti solo, potresti sentirti sola, però si esce da questa energia. Potresti avere dei momenti, non dico di sì, diciamo dei momenti di nostalgia. Io qui ho l'energia missing di qualcosa che ti manca, come che ti manca qualcosa, soprattutto nel settore amoroso, soprattutto nel settore degli affetti. Ti può mancare anche delle persone che sono mancate, capito? Cioè proprio dei familiari che sono mancati e qualche giorno avrei dei pensieri particolari o delle situazioni sentimentali del passato, o sentirti semplicemente senza affetti, non capita, non considerata, non voluta bene più di tanto, come se ti manca. Se ti mancasse un po' di calore nella tua vita, attenzione quindi a non cadere in tentazione di pur di aver qualcuno, voglio avere a che fare con una persona che è stata scorretta con me. Qui c'è la sensazione di mancanza, ma poi ne vieni fuori perché ho anche per te qui, che era per la Vergine, mi sembra, o per il Cancro, non mi ricordo, era uscito il sole. Qui comunque verso il fine settimana c'è una tua riattivazione dove ci si riorienta sul buon umore. Potresti avere a che fare con il segno del leone o con chi ha valori nel segno del leone. Andiamo all'acquario. Acquario. Madonna santa, dispiacere. Dispiacere. Vediamo un po' se ci sono carte migliori. Comunque ricordatevi che qua parliamo solo di una settimana. Ah, un taglio con qualcuno? Hai deciso di rompere con qualcuno? Un improvviso allontanamento, ma un allontanamento anche abbastanza duro? Un distacco da qualcuno. Non so, sapete che ho pensato a una questione. Lo dico ma non lo dico. Non so se dirlo. Fatemi pensare se devo dire questa cosa oppure no, perché poi non voglio, diciamo, influenzare nessuno. Vabbè, la dico in maniera metaforica. Chi vuol capire. Allora, questo potrebbe essere un improvviso distacco da qualcuno, ma che questo improvviso distacco da qualcuno vi fa pervenire dei soldi. No, chi vuole aver capito ha capito, però io non voglio, diciamo, non voglio influenzare. Io non sono sicura che tutti quanti abbiano capito in che maniera faccio io i consulti, non voglio influenzare. Bagno rituale. Allora, rimaniamo sul generico. Bagno rituale. Qua c'è dispiacere, qua c'è un'energia di staccarsi completamente da qualcuno e da qualcosa. Orientiamoci su questa energia qui. Questa è un'energia di spade, vedete, qui abbiamo tre spade, quattro spade qui. Questa è una chiusura, un taglio netto potrebbe essere legato a una persona. Bagno rituale, potrebbe essere anche che ti sei caricato troppo di un tipo di energia dalla quale ti devi allontanare. Potresti essere caduto in un vortice, non parlo io di depressione, però come posso dire, in un vortice negativo, cioè dove vedi soltanto il negativo di una determinata situazione. Come si dice, come quando uno dice: ma facciamo il punto della situazione, io sono arrivato alla frutta, sto male, non c'ho niente, sto proprio male psicologicamente, diciamo. Più che psicologicamente, proprio come calo di energia. Qui come bagno rituale ti devi dedicare, ti devi scaricare, ti devi ripulire. Adesso siamo anche in fase decrescente. Puoi fare dei bagni rituali, proprio visualizzando che tutto ciò che
ti ha caricato in maniera pesante, si allontana e va a finire nello scarico e ti lascia ripulito a livello energetico. Oddio, io qui c'è un contrasto di qualcosa di positivo che entra nella tua vita, ma se parliamo della stessa settimana, 10 giorni più, 10 meno, che voglio dirvi? C'è contrasto in queste carte perché sono carte di dispiacere, lo leggo qui, ci sono carte di dispiacere, di distacco, di una chiusura, anche qui potrebbe essere definitiva con qualcuno, con una figura con cui si chiude completamente, però qua c'è una carta di enorme contrasto, cioè io mi dico, possibile che nello stesso periodo così breve ci sia una cosa così, un dispiacere, una chiusura così grande, così forte e definitiva e poi regali, proposte di affari. Trovate voi il punto, trovate voi il collegamento, io non mi voglio spingere a dirvi esattamente quello che ho pensato io, ma nel medesimo periodo potrebbe esserci questo distacco, perdita e in contemporanea, subito dopo, un'acquisizione di qualcosa di materiale. Qui parla di regali, un qualcosa che vi arriva, oppure che vi devo dire, due, se non sono collegate, se non sono collegate a queste situazioni, due situazioni diverse in cui c'è un'energia pesante della quale vi potete liberare facendo bagni rituali, meditazioni, visualizzazioni e in contemporanea due situazioni separate, una positiva, ricevere un dono da qualcuno, ricevere una buona notizia, ma più che buona notizia è proprio qualcosa di concreto, anche dei soldi che vi devono arrivare. È un'energia che è pesante, della quale insomma vi dovete liberare e dovete ripulire. Quindi possono essere anche due questioni separate. Andiamo a concludere con i pesciolini. La cura di sé. Oh, che bello! I pesciolini che sono così teneri, altruisti. Chi ha valore in pesci è molto altruista, è molto sensibile, aiuta i più deboli. È un bel segno, molto dolce, anche se i pesci sono sotto certi punti di vista un po' incomprensibili, come i gemelli. Sono un po' incomprensibili come i gemelli, sono molto, a volte un po' sgusciano via, schivano, non li riesci ad inquadrare. Non è un segno che devo dire io, come l'ariete, che quello vedi e quello è. I pesci ci vuole tempo. Le carte che volano. Scusate, ma me ne volano, però io ne volevo prendere una io, 8 di pentacoli. Allora, pesci, qui c'è una bella situazione di, più che di trionfo, qui c'è una situazione di finalmente fare un ottimo lavoro su se stessi. Qui parliamo di questioni proprio pratiche, qua non parliamo né d'amore né di niente. Allora, per voi c'è una buona, un'ottima energia, mi piace tantissimo. Quello che vi posso dire è che abbiamo la carta però della falsità, abbiamo un lavorare molto, abbiamo la carta del 4 di pentacoli e la carta dell'8 di pentacoli di denari. C'è da lavorare molto per le questioni economiche. Attenzione, siccome qua abbiamo la falsità, può venire fuori una situazione legata ai soldi, legata a situazioni economiche, che vi può lasciare un pochettino così, dove poi voi dovete andare a lavorare. L'otto di pentacoli significa fare un grosso lavoro, però dove c'è energia, è diversa dal 10 di bastoni. Sono due carte che parlano di un grosso lavoro da fare, ma mentre nel 10 di bastoni c'è pesantezza, c'è affaticamento, nell'otto di pentacoli noi siamo carichi, stiamo cavalcando l'onda, facciamo, ma siamo in una situazione di energia, siamo sull'onda, ce la facciamo, niente ci disturba, stiamo in forza. Qui però ho la falsità e il giudizio. Il giudizio è una situazione o qualcosa che viene fuori, una situazione sulla quale viene fatta chiarezza, che si era nascosta viene fuori, cioè la venite a sapere di qualcosa, forse già sapete di cosa stiamo parlando. Una situazione che ha a che fare con i beni, con tutto ciò che è materiale. Qui siete bene, state bene, siete forti, avete l'energia della cura di sé, siete in forza, siete capaci con l'otto di pentacoli di gestire questa situazione qui, ma qua c'è un qualcosa
da difendere da un punto di vista materiale. C'è la falsità, ma quando mi scoccio io quando trovo queste carte, la luna, la falsità, il sette di spade, sono carte che io non le sopporto perché preferisco carte forse ancora più pesanti, ma a me mi girano quando io trovo la falsità, quando trovo il sette di spade, è una carta che io la odio, perché sono le persone che da vicino che ti possono lisciare e ti tirano le fregature. Io è un'energia che a chi piacerebbe. Qui abbiamo pure per te il bagno rituale. Occhiolino. Qui anche per te c'è la cura di sé. È uscito anche per te, nonostante le abbia mischiate, anche per te è uscito il bagno rituale. Cura di sé vuol dire che nell'arco della settimana queste belle energie vivaci, forti, dove tu cavalchi l'onda, ci sono, ci saranno. Quindi stai tranquillo, chiunque ti vuole dare fastidio, ti vuole attaccare, le persone false, ragazzi, ragazze, uomini, donne che mi ascoltate, siate combattivi. Quando trovate energie di falsità, di sette di spade, adesso qua non c'è il sette di spade, ma stiamo là. Lì dovete tirare fuori da, fregatevene, lì dovete essere proprio, dovete pensare a voi, perché ci sono persone che fanno carriera, ci sono persone che ottengono grossi risultati facendogli schifosi, schifosi. Queste persone qui voi dovete imparare ad eliminarle, ma ad eliminarle con, proprio con un'energia da spazzarle via tipo tsunami. Qui abbiamo l'occhiolino. Allora, per te pesci, l'occhiolino potrebbe essere che sì, predisposto, poi c'è qualcuno che ti nota, potresti essere tu che noti qualcuno, che magari mandi un messaggio tu per prima, tu per prima, tu per primo a qualcuno. Sei in una situazione di forza per il pesci, sarà anche poi tra l'altro un anno buono complessivamente parlando, a meno che poi non si abbiano dei valori in particolari segni, ma diciamo all'85% per tutti i pesci sarà un anno positivo. Potresti avere un inizio di un flirt con qualcuno, la curiosità per qualcuno, ricercare qualcuno e un po' ti potrebbe, un pochettino ti potrebbe interessare. Ok, allora abbiamo concluso per tutti i segni, vediamo l'energia generale della settimana. Dal 24 abbiamo detto al 31, giorno più, giorno meno. Questo che riguarda tutti, cioè se dobbiamo fare il punto della situazione, che cosa ci invitano a attenzionare le carte. Vediamo un po'. Affermazioni per la crescita, bella, bella, bella. Questa è una carta che riguarda tutti. Mi ricollego molto alle parole di potere che io do nel percorso, durante le consulenze, nel percorso. Chi fa il percorso con me si ritrova poi a dover recitare queste affermazioni, queste parole di potere per crescere. E qui parliamo di tutti i segni. Qui ci sono le affermazioni di potere. Mi viene da dirvi molto sinteticamente, anche se io poi chi fa il consulto con me faccio uno studio personalizzato su quelle che per te sono le affermazioni di potere specifiche che ti sbloccano una situazione, che poi hanno delle tempistiche, si dicono in particolari momenti, eccetera, eccetera. Vabbè, queste sono cose che si vedono poi nel privato, ma genericamente io vi dico attenzione, non smetterò mai di dirlo, attenzione alle parole che usate per la vostra vita, per le vostre situazioni, per le vostre questioni da risolvere. Attenzione, se voi volete far crescere una piantina, metaforicamente parlando, se volete far realizzare un desiderio e fate il rito o fate le parole di potere che vi do io in privato, e poi nell'arco di tutta la giornata usate le parole sbagliate, andate a rovinare il lavoro che vi porta sul percorso di raggiungimento dei vostri obiettivi. Cioè, io ti do delle parole di potere, oppure già tu ce le hai di tuo, te le ha date qualcun altro, stai facendo un percorso con un altro. Quello che dico sempre è che ci poi ci deve essere,
coerenza, cioè se tu mi fai il rito, mi puoi fare anche il rito più fantasmagorico con il sangue di drago, ti faccio utilizzare l'orchidea selvaggia che si trova soltanto su un monte in un giorno di luna piena dove il sagittario entra nella casa del leone e ci sono le pleiadi, c'è questo e c'è quest'altro, ti dico tu durante la giornata recita queste parole qui e uno dice ah guarda, sto facendo questo percorso molto potente, c'è lei che mi ha seguito, io faccio questo, questo e questo. Ma poi, dopo che tu hai fatto il rito o che fai queste parole, il percorso che passa attraverso le parole di potere, che fai durante la giornata? Ti chiama l'amica o ti chiama l'amico e ti dice ciao, come stai? E tu dici ma la mia vita è uno schifo, va tutto storto, il mio lavoro è una M, quello schifoso mi ha ricordato. Cioè, quando fai un percorso del genere, te ne devi assumere la responsabilità, devi essere coerente, non devi andare a rovinare quello che stai facendo crescere. Qui c'è una piantina che cresce, ma l'immagine che rappresenta meglio il percorso di crescita di quello che è il tuo obiettivo, che passa anche le affermazioni e le parole di potere. Secondo me, qua non c'è nelle carte, però vi faccio l'esempio della pagnotta. Voi impastate, fate la pagnotta, la mettete nel forno. Ogni tanto la vai a guardare questa pagnotta e la vedi crescere. C'è una continuità da quando l'hai messa nel forno. La temperatura deve essere costante, cioè il pane, che ne so, lo vuoi fare a 180 gradi. Quanto tempo deve stare nel forno? Un'ora. Per un'ora, per quella fascia di tempo, deve esserci la costanza della temperatura a 180 gradi. Che succede, metaforicamente parlando, se tu nel percorso a un certo punto hai fatto il rito, hai fatto tutto quello che devi fare, ma dici ah, la mia vita fa schifo, perché ti chiama l'amica e dici ma mi va tutto storto, la vita fa schifo, la mia vita fa schifo. È come se mentre la tua pagnottella sta cuocendo a 180, tu apri il forno, fai arrivare meno 30 gradi o 35 gradi, e la pagnottella del forno dice aspetta, ma io mi sgonfio, come mi devo comportare? Io per crescere ho bisogno di quella temperatura costante per un determinato periodo. Ecco perché poi le parole di potere vanno ripetute, ma con un comportamento coerente durante le vostre giornate per un periodo di tempo. Ma nell'arco di questo periodo di tempo tu non ti devi andare a comportare in maniera da rovinare il percorso. Quindi per tutti noi, non solo per questa settimana, ma in particolare, facciamo attenzione alle parole che usiamo per descrivere noi stessi, per descrivere la nostra vita, per descrivere i nostri eventi. Orientiamole sul positivo, sull'ottimismo, sull'accoglimento, su qualcosa di positivo che deve arrivare a noi. Quindi, per esempio, parlando di noi, ti guardi allo specchio? Un conto è dire, ma vorrei perdere qualche chiletto perché la forma non è la stessa di 2 anni fa. Un conto è dire, faccio schifo, sono grassa come un maiale. Cioè, oh, state parlando di voi stessi, della vita, del corpo che vi è stato donato. Attenzione alle parole che usate. Mi sono un po' dilungata su questa questione delle formazioni di potere perché riguarda tutti, va bene? Allora, io ho concluso questo video, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, mi suono la campanellina così vi mando un po' di vibrazioni positive e ci vediamo al prossimo video. Per chi volesse fare consulti privati, non lo faccio il montaggio di questo video, quindi ve lo faccio vedere qua. Dovete scrivere qui a saineri96 chiocciolagmail.com per avere info. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!